Ciao followers, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova seduta con il vostro Yugufo. Cari followers, buona giornata a tutti. Belle notizie, ragazzi, finalmente ci sono delle novità. Clamoroso, Peppino Chine ha mosso il culetto. Attenzione perché Peppino Chine finalmente si è sciolto e adesso ha deferito la società della Roma. Meno 15 punti alla Roma, il procuratore ne aveva chiesto meno 12, mentre alla fine Peppino Chine si è mosso, alla fine la Roma verrà penalizzata, punti di penalizzazione, multe, attenzione anche per il Napoli. Il Piagnapoli anche lui deferito. Perché Aurelio De Laurentiis dovrà stare fermo un anno, è stato deferito per l'affare Osimhen. Il Napoli avrà fino a 5 punti di penale. No, mi di che? Ma se sembrava tutto vero, come che un sogno? No, ragazzi, purtroppo no, c'è una correzione. Purtroppo, ragazzi, mi sono sognato tutto. È che sembrava tutto vero e quindi no. Alla fine era tutto un sogno. Peppino Chine non ha fatto niente, come al solito. La dura realtà è nei sogni, magari è tutto bello, però no. Peppino Chine non ha. Ma scusa, è quel fatto dei 100.000 euro che avevo vinto la lotteria? Pure con. Niente, mi tocca lavorare. E niente, neanche il sogno della. Va bene, ragazzi, cambio di programma, quindi niente. Peppino Chine non ha fatto niente, praticamente. Giustamente, era solo un sogno che mi era venuto. Sembrava tutto vero, però purtroppo no, ragazzi. Peppino Chine non ha fatto nulla, quindi la Roma resta impunita. Il Piagnapoli anche per l'affare Osimhen. Quindi, ragazzi, io vi ricordo il momento tenerezza. Se vi volete iscrivere al canale, ragazzi, è gratis. Peppino Chine non c'è, quindi potete fare comodamente l'iscrizione al canale, nessuno vi indagherà. Peppino Chine non muoverà un dito, non torcerà un capello a nessuno. Ricordate anche di lasciare il like, anche se il video in questione, questo video non vi piace, lasciate un like, tanto alla fine non c'è nessuno che controlla. Visto che è gratis, io lascerei un sacco di like. Followers, parliamo un attimo di calcio, torniamo seri. Parliamo di calcio, vorrei parlare con voi di quello che sta succedendo giustamente nel mondo Juve. Voi avete visto che Allegri ha parlato comunque in quella cerimonia lì davanti al governo, davanti a Mattarella che stava lì, si muove, è ancora vivo Mattarella, stavano lì tutti quanti, c'erano le due squadre, ha parlato Allegri, ha detto che è bello che noi siamo andati in finale, qua si dice così, noi siamo bravi perché comunque è un record, noi così, e giustamente ragazzi intervengono gli pseudo filo juventini e ci fanno sapere, ci dicono da juventino, io devo dire, quando dicono da juventino vuol dire che juventini già non sono, o magari lo sono sempre stati, però adesso quando scrivono da juventino devo dire ha perso la juventinità. Adesso ci vengono a spiegare che siccome noi facciamo schifo, meglio che vince l'Atalanta, meglio che l'Atalanta vince 4-0, l'Atalanta deve vincere 5-0. Così. Allora, io vi dico una cosa, anche perché poi mi vengono a scrivere su Instagram, ripeto, nella descrizione di ogni video c'è anche l'indirizzo mio di Instagram. Voi mi direte, vabbè, ma che io che ti scrivo a fare? Giustamente, se poi dovete scrivere queste cose, mi potete scrivere delle idee, se volete fare delle collaborazioni, se volete che io dica qualche cosa durante un video, vi parli di qualche cosa, però se dovete venire a scrivere delle bargigiate come scrivono questi qua, tu sei, mi hanno scritto, aspetta, com'era questa cosa, ve lo dico che non mi ricordo la parola, aziendalista, io sono aziendalista. No, io non ho aziende, non c'ho una lira, che aziende c'ho io? Io sono impiegato. Non c'ho le aziende, non c'ho niente. Non so, iniziamo a mettere i puntini sulla F. Io aziendalista non sono. Numero uno. Numero due. Dicevo, vabbè, ma tu difendi Allegri, sei aziendalista, sei così. Io non difendo Allegri perché io ti ringrazio. Io lo ringrazio Allegri perché durante la sua permanenza la Juventus ha vinto dei titoli. E io lo voglio ringraziare perché alla fine è un paese libero. Poi lui giustamente adesso non sta avendo dei risultati, quindi adesso è giusto che noi cambiamo allenatore. Dovrebbe venire Thiago Motta, almeno questo è quello che si vocifera. Poi ragazzi, se però noi dobbiamo anche dire che tu alla fine fai come tutti gli altri, siccome adesso abbiamo perso con la Salernitana, non abbiamo vinto, abbiamo pareggiato con la Salernitana, tu adesso dici che Allegri così lo stai attaccando, Allegri deve. Io non sono né a favore né contrario, vi dico una cosa, però con la Salernitana è un risultato comunque molto 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 povero. È normale che uno voglia cambiare allenatore. Dopo questo brutto risultato, e con la Salernitana pareggi, e con quelli pareggi, e col Genoa pareggiamo, e con Cagliari pareggiamo,
tutte partite che si potevano vincere. Nel 2024 non abbiamo vinto niente. Forse col Genoa una abbiamo vinto agli ultimi minuti lì con un grande gesto di fortuna. E per questo io dico, cambiamo allenatore così la smettiamo di litigare tra di noi. Però adesso dire che deve vincere l'Atalanta, io da juventino che vinca l'Atalanta 7-0, 5-0 e tutti così a dire l'Atalanta, sì, adesso l'Atalanta ci pesta, ci menano, ci fanno 20 gol. Allora, a prescindere che l'Atalanta potrebbe anche vincere contro di noi, perché è una partita secca, perché comunque l'Atalanta è una squadra temibile, soprattutto perché statisticamente noi abbiamo vinto, tipo quando tre anni fa vincemmo la Coppa Italia proprio contro l'Atalanta, quindi statisticamente può anche succedere che questa volta gli giri bene a loro e ci possano battere. Questo io non lo escludo. Però vi devo dire anche una cosa, tutta questa paura dell'Atalanta. Alla fine del campionato noi, Juventus, con tutto quello che vogliamo dire, noi ci siamo qualificati per andare in Champions. L'Atalanta ancora no. Numero 1. Numero 2. Altra cosa che vi devo dire. Attenzione, ve lo dico, perché noi nel girone di ritorno, dopo la partita di Empoli, che abbiamo pareggiato, poi abbiamo perso con i cartonati, da lì non abbiamo più vinto. Noi nel 2004 abbiamo vinto una partita, che forse era quella col Genoa, no? Una ne abbiamo vinta, il resto nel 2024 un girone proprio di ritorno, proprio brutto. Non siamo riusciti a vincere proprio mai. Vi dico una cosa, nonostante ciò, l'Atalanta è ancora dietro di noi. Quindi voi mi potete dire che questi sono bravi, fanno paura, hanno giocato le coppe, hanno fatto tutto quello che vogliamo. Però, l'Atalanta comunque è ancora dietro di noi. Quindi questo vuol dire che la Juventus ha fatto meglio dell'Atalanta. Quindi non è che dobbiamo avere tutta questa paura. Poi, la squadra sta facendo male in campionato perché ha mollato, ha visto che lo scudetto ormai cucù, lo scudetto non c'è più, e quindi adesso loro hanno mollato e non vincono più una partita. Magari nella partita che sarà la finale che giochiamo stasera contro l'Atalanta, come si chiama, la finale di Coppa Italia, magari lì la squadra dice: oh, noi vogliamo vincere un titolo, come diceva Mourinho, un titolo lo vogliamo vincere. E quindi magari si amalgamano tra di loro, si fanno coraggio, si prendono un po' per mano tutti quanti, iniziano a giocare da squadra e magari stasera vinciamo la Coppa. Io non lo escludo. Io, se devo fare un'ipotesi, perché la partita ancora non si è giocata, quindi tutto quello che io sto dicendo è un'ipotesi. Quindi è sicuro, perché non sono Nostradamus e non sono neanche Beppe Marotta, che alla fine lui lo sa in anticipo perché è lui che decide quello che succede durante il campionato di Serie A, no? Non sono neanche cartonato come Beppe Marotta, però ragazzi, dobbiamo fare un'ipotesi. Allora, visto che è un'ipotesi, campate in aria, perché indovino qui non è nessuno, voi fate pure le ipotesi, vincono 5-0, vincono 7-0, voi fate le ipotesi contro la nostra squadra. Bravo, io faccio le ipotesi a favore della mia squadra. Speriamo che vinciamo. Poi, ragazzi, l'Atalanta è una squadra temibile, tutto può succedere. Se perdiamo, onore all'Atalanta e disonore ai cartonati dell'Inter. Followers, vi devo parlare di un'altra cosa prima di chiudere il video. Vi volevo dire una cosa. Avete visto che in questi giorni sta circolando la faccia di questa bambina che offende la nostra squadra. Durante la partita col Monza, mi sembra era, no? Questi qua della Fiorentina, giustamente, hanno inquadrato questa bambina che faceva Juve merda, Juve merda. Tutti hanno iniziato a prendere in giro questa bambina, a offenderla addirittura, a dargli a dire, come si dice, quella parola strana, degli epiteti o epiteti. Chi è italiano mi può dire come si pronuncia questa parola difficile. A dire tutte queste cose, a offendere questa povera bambina, ragazzi. Quindi già questa cosa è una cosa negativa. La bambina non ha colpe. Voi mi direte, sì, è colpa dei genitori. Attenzione, attenzione, perché qui già io vi devo dire una cosa. Noi non è che siamo tutti figli delle stelle, come diceva Alan Sorrenti. Noi non siamo tutti questi qui che veniamo dalla montagna, che tu mi dici: attenzione, c'è Peppino Chinè vestito da asino che vola, e tutti: ah sì, Peppino Chinè squalifica l'Inter, e lui da lì sopra mentre vola fa
Non posso rispondere sull'Inter, i fascicoli, la magistratura. Non siamo tutti imbecilli fino a questo punto. È una cosa tutta preparata, perché questa bambina l'hanno piazzata ultima della fila, era la ultima bambina, proprio perché loro hanno preparato questo tipo di scenografia, di coreografia, no? Dove alla fine passava la telecamera, siccome la bambina era l'ultima, la telecamera aveva tutto il tempo di indugiare, di fare mezzo giro affinché lei poteva ripetere per bene la frase che le avevano comunque indottrinato, che doveva dire Juve merda, tutta contenta la bambina, perché giustamente lei non sa di che cosa si parla. Allora è inutile offendere la bambina, perché lei non ha colpe, purtroppo ragazzi è colpa degli adulti, ma non solo dei genitori della bambina. Proprio di chi ha organizzato questa cosa, perché ripeto, non siamo tutti stupidi noi, ci rendiamo anche conto che era tutto preparato perché la bambina era giustamente l'ultima della fila. E quando tu sei l'ultima della fila è perché si sono messi d'accordo prima, hanno preparato tutto e hanno fatto questa cosa. Adesso offendere la bambina è una cosa sbagliata. Offendere i genitori della bambina non serve, perché alla fine loro, se usano una loro figlia, una bambina per queste cose, anche se poi il vicino di casa, che anche lui è tifoso della Fiorentina, fa bravo bravo complimenti, no? Hanno fatto, purtroppo hanno questa gestione un po' maldestra dei figli, sono cose che succedono. Però io vi devo dire una cosa ragazzi, negli anni d'oro io mi ricordo che noi ci giocavamo gli scudetti con quelli del Milan, grande, io stringo la mano al tifoso del Milan, piacere, perché comunque sono una squadra rispettabile. Duole dirlo, ma anche con i cartonati abbiamo avuto dei momenti in cui noi ce la giocavamo con loro, perché comunque bene o male la seconda squadra di Milano comunque è una squadra forte, dobbiamo dire la verità. Quindi la mano non la stringo, perché sennò poi devo contare le dita, questa l'ho fregata a Prisco. Non diamo la mano ai cartonati, però bisogna ammettere che c'è stato un momento di rivalità col cartonato, no? C'è stato un piccolo momento di rivalità, lo abbiamo avuto con il Piagnapoli, quando noi per 10 anni vincevamo sempre gli scudetti e loro per 10 anni rosicavano di brutto, arrivavano sempre secondi. Era colpa del sole degli occhi, e c'era comunque il fatto che voi giocate sempre prima, ma voi giocate sempre dopo, e noi non abbiamo gli scarpini adatti. E il vento a favore soffia sempre a favore vostro, perché durante il primo e secondo tempo hanno fatto cambiare direzione al vento e quindi il vento soffiava sempre a vostro favore, se ne inventavano di tutte, e c'era questa rivalità con il Napoli, no? Ma questa rivalità con la Fiorentina, voi fiorentini che insistete a dire Juve, vi mettete in mezzo, no? Cioè, tipo che stanno litigando due, lì sta litigando due persone, arrivo io e dico poi prendo le parti di quello là, e adesso, ah sì, dagli in boss, senza che conosco nessuno, per farmi vedere importante, mi metto lì, sì, lo colpisca, ma che cazzo siete, ma perché dovete inventare questa rivalità che non esiste? Quando mai noi vi abbiamo mai cagato? Per noi è una partita come tutte le altre, anzi peggio di tutte le altre, perché noi a Firenze proprio non ci vogliamo venire, perché c'avete quel cazzo di stadio di Curva Fiesole lì, tutto brutto, sembra che c'è questo sole. Quando vengono a giocare i calciatori sono tutti così, non vogliono venire, sono incomodi lì, è angusto, è questo stadio agreste che c'avete, io non lo so, noi non vogliamo proprio venire. Come diceva una volta il cervo di Mirandela, cancelliamo la Juventus, faceva la classifica, se dipendesse da noi avremmo fatto una classifica senza la Fiorentina, perché a noi della Fiorentina non ce ne frega una mazza, voi state in Serie A solo questa utilità, tipo che uno no c'ha la testa per dividere le orecchie, voi l'utilità della Fiorentina è paragonabile a questo, che avete proprio questa squadra. Qual è l'utilità della Fiorentina? Che ogni anno ci facciamo degli scambi che sono purtroppo sempre a vostro favore, però almeno Arthur ve lo siete preso, poi vi compriamo Vlahovic, vi regaliamo i soldi, questo è lo scopo della Fiorentina, che vi regaliamo i soldi. Rivalità sportiva non ce n'è,
ci dovete dire grazie che vi regaliamo i soldi ogni anno. E non lo so, questi qua si inventano con la Juve rivalità. Ma quale rivalità? Ma non vi caga nessuno. Ma torna lì nel brancaccio lì, come si chiama questo. Vabbè, ragazzi, si sentono loro questa rivalità che non esiste. E quindi fanno dire queste cose a questa bambina tra gli applausi di tutti i fiorentini. Bravi, avete fatto questo. Ad ogni modo, cari followers, la seduta con il vostro Yukufo termina qui. Vi ricordo il momento tenerezza. Iscrivetevi al canale, che Peppino Chinè non c'è, era solo un sogno alla fine. Lasciate un like. Mi raccomando, ragazzi, se vedete qualcuno della Fiorentina, stringeteli la mano, diteli di sì, perché sennò ci rimane male. Però alla fine questi qua, io non so l'utilità della Fiorentina nel campionato italiano, visto che comunque non vincono mai una mazza, stanno lì, se la giocano per non retrocedere, per andare in Conference League, però secondo loro sono importanti. Yeah.